Bene, signori, benvenuti a questa giornata, a questa, se mi consentite, a questa festa per due illustri personalità di questa terra. Proprio perché è una festa e non un qualcosa che debba essere solenne, vi pregherei di salutare i due personaggi per i quali oggi siamo qua, il commendator Francesco Ventura e il professore Elmo Mannarino. Commendatore Francesco Ventura, quest'oggi Paola le riconosce la cittadinanza onoraria anche a fronte di tanti tanti anni di lavoro e tanti anni anche di benessere che è stato condiviso. Abbiamo con la sempre città. Lavorato con i cittadini locali, Paolo, San Lucio, Fuscaldo, Longobardi, tutte gente del posto e qualche forestiere, qualche meccanico forestiere. La sua biografia, lei è partito facendo il meccanico, quindi ho partito facendo il meccanico, perfetto. Quindi conosceva benissimo anche il mestiere che andava ad approcciarsi. Poi ho fatto il meccanico, guardavo quel che faceva il capocandiere e mi sono interito. Commendatore, un'ultima domanda, qual è il segreto? Perché tanti parlano della Calabria come di una terra arida, come di una terra incapace di dare prospettive. Deve funzionare la testa e adeguarsi e tenere presente che se ci sono fastidi avvertire i carabinieri. Professore Elmo Mannarino, quest'oggi Paola tributa a lei e anche al commendator Ventura la cittadinanza onoraria. La domanda è semplice, molti si lamentano che la Calabria è una terra arida, una terra dove riuscire a fare qualcosa è difficile, eppure calabresi come lei, come il commendator Ventura, siete riusciti a portare lustro e a generare anche movimenti che sono stati positivi per gli altri. Io contesto questa affermazione, perché io di calabresi grandi che hanno fatto tante cose, molto di più del sottoscritto, ne conosco tantissimi sia in Calabria che fuori dalla Calabria. Generalmente i calabresi sono tenaci, ci tengono, dignitosi, e quindi come tale quando fanno qualcosa vogliono farla bene. Io non ho fatto, credo, che il mio dovere, ma sono veramente grato alla città di Paola per questo, diciamo, questo tributo, questa onorificenza che non penso di meritare, ma che in ogni caso mi fa tantissimo piacere. Dire che io oggi non sia commosso direi una sciocchezza, perché veramente non me l'aspettavo, per me è tanto, sono grato a tutti i paolani e spero di poter dare a Paola anche negli anni a venire qualcosa della mia esperienza, ecco, di contribuire al progresso e ai momenti culturali di questa città. Questo mi farebbe tantissimo piacere. Io sono anche onorato del fatto di essere stato affiancato in questo riconoscimento al commendator Francesco Ventura, che stimo tantissimo, imprenditore illuminato, uomo di grande intelligenza, che ha portato nella città di Paola la dignità del lavoro, ha portato tanti stipendi nelle famiglie dei paolani e solo Dio sa quanto questo è importante in una zona che economicamente spesso ha delle difficoltà. Questo mi fa molto molto piacere, quindi mi sembra che sia stata una scelta così abbastanza bella quella dell'amministrazione comunale e del sindaco di dare un riconoscimento a qualcuno che ha fatto un percorso, diciamo, culturale, scientifico, professionale, e un'altra persona a un imprenditore di grandissima qualità che tanto bene ha fatto alla nostra cittadinanza. Stamattina Paola tributa a due suoi concittadini un onore grande, la cittadinanza onoraria, persone che si sono distinte, abbiamo parlato sia con il professor Mannarino che con il commendator Ventura, in diversi ambiti. Si può essere anche profeti in patria ogni tanto. Sì, questo appunto è proprio il messaggio che vogliamo lanciare. Loro sono due personalità che in ambiti parzialmente diversi, perché poi comunque entrambi amano spaziare in vari settori della vita sociale, amministrativa, imprenditoriale, culturale, quindi sono due personalità che più che essere illustri, ho detto poco fa in un'intervista, danno lustro alla città, quindi cittadini illustri in questo senso, la città, insomma, si illumina della loro attività. È un modo, credo, giusto, dovuto,
per dare loro il segno di quanto la città è mostra di conoscenza. Hanno saputo interpretare alla perfezione il nuovo ruolo. Immaginavo, parlavo poco fa del Comandante Ventura, che pur partendo da, insomma, da semplici origini ha raggiunto dei livelli imprenditoriali di livello internazionale, ma sempre al fianco, insomma, degli operai, sempre al fianco della città, lo sappiamo tutti, insomma, le sue porte sono sempre aperte, quindi non sa dire di no. Credo che sia il modo giusto per riconoscere quello che è l'affetto di una città verso di lui, una città che, insomma, che è cresciuta fianco a fianco. Poi la storia delle ferrovie si intreccia un po' con quella di tutta Paola. Il professore Mannarino, da accanto suo, insomma, personalità illustre, anche lui in campo accademico è una personalità riconosciuta di livello altissimo a Perugia, nella medicina, in campo universitario, ed è anche lui la dimostrazione, insomma, che si può sognare, cioè che partendo da Paola si possono raggiungere delle vette inimmaginabili. Quindi un messaggio anche da questo punto di vista ai giovani, ad esempio, che non è vero che è impossibile, che non si può fare, che non si può raggiungere. Certo, ci vuole anche un pizzico di buona sorte, però se ci sono quelle capacità, se c'è quella tenacia, si possono raggiungere obiettivi, traguardi inimmaginabili. Loro sono due cittadini che hanno fatto tanto e continuano a fare tanto, ed è giusto che la città, insomma, li tributi questo omaggio in una manifestazione che credo lascerà un bel ricordo. Siamo con l'assessore Dario Gaetano, fautore anche quest'oggi di questa bellissima iniziativa, la cittadinanza onoraria a due paolani illustri che si sono distinti in diversi ambiti, chi profeta in patria come Ventura e chi invece si è affermato fuori come il professor Mannarino. Ecco, era necessario fare questo passo, almeno per ricordare ai paolani che a Paola si possono fare tante cose e riuscire anche nella vita. Sì, come avevi detto tu, hai detto bene, e fautore di questa delibera della cittadinanza onoraria a due personaggi illustri che hanno dato tanto alla città di Paola, sia in campo nazionale, addirittura oggi l'impresa Ventura anche in campo internazionale, viste le numerose attività anche nei stati membri dell'Unione Europea, il professore Mannarino, che nel campo scientifico e medico ha dato lustro alla città di Paola in Umbria, quindi in particolare a Perugia. Mi è sembrato doveroso, oltre che giusto, riconoscere la cittadinanza onoraria a queste personalità di spicco, cittadini illustri che sono riusciti a portare il nome di Paola, ripeto, in Europa e nel mondo addirittura, quindi un giusto riconoscimento a due grandi uomini, è il caso di dire.